Io la sera mettevo la carota qua, la mattina era un calippo, così. Era una roba, ti giuro, un freddo. E a Trieste ho passato molti anni, a Trieste sono anche andato a scuola, ho imparato, insomma, e non è stato semplice. Alcune cose che ho imparato sono state veramente dure, ma la vita, vedi, ti cambia. Ogni volta che tu incontri qualcuno, quel qualcuno ti può cambiare la vita. La mia professoressa, ora io studiavo inglese, no? E la nostra professoressa era inglese, era di Manchester, ed era bravissima a insegnare l'inglese. No, un giorno lei ha un problema, va via, torna a Manchester, arriva la supplente, ora non dico Manchester, ma ti aspetti perlomeno i sobborghi? No, dalla carri, si aprì la porta, si sentì. E da giacca e non lo capire. Ci portiamo tutti, anche Gesù. Lei capì subito che io ero quello giusto. Sono in fondo come te chiami, che non ha. Poi gli mancavano di vocaboli, ma io, cioè, era una persona che si nervosiva velocemente, no? Sembrava mia madre, quindi dopo un po' che si nervosisce, stozza, dimentica i vocaboli e fa. Quindi era. Con l'occhio sembra uno. Allora mi fanno come te chiamo, da! Io Pintus, le disse una cosa che cambiava la vita per sempre. Pintus! Come Bastangini. Hai fatto provare la stessa sensazione. Allora interroghiamo Dennis. Che tata. Esci, Dennis. Io vado via. Esci, Dennis. Io arrivo. Allora, l'inglese è importante e invece sbaglio per fare job. Allora, studiate inglese? Oui. Ottima inizio. Ora, tutti quelli che sono qua, quelli che meno male hanno la mia età, o anche chi è più grande, comunque, insomma, chi ha fatto almeno le medie, sanno che si imparano cose veramente assurde, tipo frasi utili, perché loro ti partiamo dall'utilità. Tipo, is on the table, è fondamentale nella vita. E se tu arrivi a Londra e ti sei perso, invece di chiedere come trovo un taxi, dove la metro è? Scherzo. Sei solo, non hai più un soldo, ti viene da bello. Perciò. Ora, questa frase fatta così normalmente, lei la diceva così. Allora, iniziamo dalla base. Ne hai detto sono per te, questo dipende da te, Vince. E ne puoi, guarda il tuo carne, e tu, che sei per te, qui da te. Che è mio figlio, quelli stanno, tu sai che sarei mangiato, quelli stanno, tu capisci. Guardavo l'orologio nella speranza che il tempo passasse, l'orologio mi guardava così. Ma davvero stai facendo? Dai. Guardavo Gesù, Gesù almeno tu aiutami. E non ti posso aiutare, credimi. Lì cosa fai? Trovi un modo, no? Poi io cercavo di dire, yes, questo non è inglese. La S durava come una foratura. Che noi dicevamo, prima o poi si accascerà, finirà l'ossigeno. Oltre all'inglese a scuola ho studiato altre materie. Ora, molte cose sono utili, io lo dico sempre a quelli più giovani che mi seguono. Studiare è una cosa importante, non lo fate per i vostri genitori, poi si capisce nel tempo, quindi è inutile star qua a dire cose, ma lo fate per voi stessi, per evitare di arrivare a una certa età e dire, ah, io se avrei studiato. È importante studiarlo prima. Parlo dell'italiano, è fondamentale, come tante altre cose. Ma l'algebra? No. L'algebra andrebbe proprio, cioè, si fa un piano, si fa, allora, cosa dobbiamo eliminare dal mondo? L'algebra. Solo dopo le armi chimiche.
prima è l'algebra. Perché l'algebra distrugge l'iter. L'algebra è quella cosa che tu torni a casa e fai. Con la mamma che cucina. Anche la tecnica del come è andata? Vergogna, ti quando andavo a scuola io. Ma non c'era l'algebra! Non c'era l'algebra! Anche perché XY uguale a Z è una roba veramente. Come quando chiamano i pianeti quelli. Abbiamo scoperto un nuovo pianeta, si chiama XY21 4810 T 38 S 42 al quadrato per 5 3 32 S sotto P al quadrato radice quadra, graffa, tonda, secca e tonda. Chiamato Bon Bon quel pianeta, no? Come si chiama il pianeta? Bon Bon! Ecco, e tu sei come una ragazza e fa, lì c'è Bon Bon. Invece non lì c'è X più 4, 4, 8, non sto cellulare così, guarda, è lei. Perché loro hanno studiato l'algebra e devono fartela pesare. Ora usate l'algebra nella vita quotidiana. No? Non è che ti ferma la stradale e fa. Giorno? Patente di libretto. X più Y più uguale a Z. Allora. X più Y sono uguale. Francesco, mi controlla un attimino, c'entra? X più Y sono uguale a Z. Guarda. Riato. Nella vita quotidiana, che va a fare la spesa e dice buongiorno! Più X più X dice quadra di 25 poi no, sono 5 bravissimi, wow! E come ho studiato altre cose che mi rimbombano nella testa quotidianamente, tipo 3 tigri contro 3 tigri. Ora mi ha aiutato perché faccio questo lavoro e quindi 3 tigri contro 3 tigri o sopra la banca la capra gamba e sopra la banca la capra crepa, ma nella vita cosa stiamo parlando? Eppure facevamo le gare. Allora, sopra la panca la capra crepa, tu. E sopra la panca la capra crepa, sotto la panca la capra crepa, sopra la panca. Sì, 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 bravissimo. Oh, io sono il più bravo di tutti. Tre tigri contro tre tigri. Come fai ad usarlo nella vita? Dovresti una sera andare a rozzo? Gli sposi i tigri? Senti. A un certo punto le prime tre, gli gira, si gira. Che ci posso fare? E dimmi come? Che successo? E dimmi come? Ma per vedere una capra sopra una panca che canta? Sono andato in Sardegna quest'estate, tuo zio, ce l'abbiamo la capra? Abbiamo una pecora. Padre zia, a capra la tua. Torno la capra, prendo la panca, prendo la capra, la metto sulla panca, sopra la panca la capra crepa, prendo la capra, la metto a terra, prendo la panca, sotto la panca la capra crepa. Ma difficilmente in una notte d'estate sarò con una ragazza a guardare il cielo e dirò, ehi, hai visto che luna è meravigliosa? Poi più là c'è Bon Bon. Hai visto che stelle, il cielo è una meraviglia. E lei, qui in Trentino Alto Adige è sempre così. Pensa che una volta ho visto 33 trentini entrare a Trentino, tutti 33 fronte ma davvero? No, dico penso però ho visto a pelle figlio di pollo fare una palla di pelle di pollo e tutti mi scendono la gara perché la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di pollo, ma davvero? No, pesci no. Mi immagini veramente che a pelle il figlio da pollo viene giù. Allora, cerca un pollo, il pollo. Tutti i pesci, viene una gara, tutti, c'era il salmone e fa, io non esco. Esci! E a pelle fa la palla con la pelle del pollo. Sai che fa anche le palle perché il pollo era. Che cosa assurda, eppure l'ho studiato. E ce l'ho qua, Però forse fondamentalmente mi torna anche utile, forse avremmo dovuto fare qualcosa di più in matematica, no? Perché studiare fino al 9x9, 81 serve ben poco nella vita. 5x5, 25, tutti bravissimi, ma 13x17. Tutti. Sembriamo l'iPhone sul 13x17, così. Sai come si blocca? Dai! Un cellulare.
tant'è che quando vai a fare la spesa non sai contare. Se si rompe il congegno, dice, quant'è? Sono 7,80 euro. Tu dai 10 e lei... Non ce li ha giusti. Le mie tasche. E devo dare il resto. 10 meno 7 di nuovo. Io di mio ho messo 10, guarda.